Hello, White House, Casa Bianca. Good evening. I'm Fabio Avaro. Fabio, from Rome. You are Melanie. Hello, Melanie. How are you? Come va? Tutto well? Ok. Io sì, bene, tutto well. Chiamavo per parlare con suo marito, husband, Mr. President, Donald. Hai il bagno? Toilet. Vabbè, I can wait. Posso aspettare? Wait. Adesso, cose lunghe. E vabbè, ma il bagno si sa. C'è chi ci mette poco, chi tanto. Poi dipende da quello che uno si mangia, no? Ah, lui si abboffa di bistecche, hamburger e patatine fritte? Beh, ma lui è americano, quello. Ah, lei lo dice sempre di mangiare leggero, ma lui è testardo, donna. Ah, non fa nothing tutto il giorno. Sta sempre sul divano a scrivere su Twitter e legge i fumetti dei supereroi. Beh, effettivamente sto Twitter, ogni tanto si fa prendere la mano. Certo, poi il mondo non lo prende sul serio, no? Ah, lui se ne sbatte, eh? Dice che se non va bene quello che scrive, se compra Twitter lo fa chiudere. È terribile, donna. Ah, è uscito? Grazie, sì, me lo passi. Donna, sono Fabio. Fabio Avaro, from Rome. Che vuol dire spruzza deodorante che c'è puzza? Ah, dicevi a Melanie. Ma che c'hai? Un bagno solo, donna? Only one toilet. Ah, al bagno del piano di sotto ci sono le guardie del corpo. Non ci credo. Tutti male siete stati de stomaco dopo pranzo. Ma come mai? Che vi siete mangiati? What did you eat? Just eat del ristorante cinese là dietro. Donald, no, dico, te la cerchi da solo, eh? Dici, secondo te il problema is the fish. Il pesce non era fresco. Ma vabbè, avvelenato, mo mi pare troppo, non esagerà. Vabbè, come si mangia in Italy non si mangia da nessuna parte, eh? Io, oggi ho mangiato da nonna. Sì, mi ha fatto i gnocchi al sugo, con le spuntature. Fatte in casa, certo, fatte da lei. A Melania no. Neither an egg, manco un ovo, sa cucinare Melania. Ma pensa solo allo shopping lei, eh? Ci credo. Ma le nonne italiane sono di un'altra epoca, proprio un'altra razza. Comunque ti ho chiamato per una cosa, Donald. Ascolta, listen. Adesso pare che quelli del congresso tuo stanno a dire in giro che il coronavirus in America l'abbiamo portato noi Italians. E non si fa così, eh? Certo, lo so, le cose qua le famo un po'. Just a little at pennies. Famo le cose un po' a cazzo, sì, eh? Lo so, sì, Conte e Rocco stanno a fare un po' dei casini, ma adesso dire che siamo stati noi a contagiarvi, insomma. Ma mi sembra too much, esagerato, no? Ma secondo me, guarda che sto virus voi siete preso pure voi dai cinesi. Lo sai, quelli stanno sempre in mezzo. Levami una curiosity, Donald. Ma se fossero stati the Mexicans, i messicani, pure con quelli mica va tanto d'accordo dei Mexicans. A loro non ci hanno avuto contagi, quindi un po' non essere stati loro. Beh, in effect, sei sicuro? Sto virus se ne andrà da solo? Ma dai, non ci posso credere. Ma che i virus vanno via così, su, ma che dici? Dicete sì, sicuro. No, perché noi qua stiamo adesso tutti a spasso, credo, non ce ne può frega più di. Sì, di sto virus proprio. Magari sarebbe perfetto. Ma dici che proprio una scadenza il virus. Potrebbe essere così se l'avessero inventato in laboratorio. Dici che è stato creato in laboratorio dai cinesi. You must be in bed, devi stare in campana, Donald. È su. E perché per forza poi quelli si incazzano e ti mandano nel pesce fracico. Sempre con loro ce l'hai. Come dici? A quello che ti fa più incazzare il presidente della Corea del Nord. Ma dai, no, guarda che è una brava persona. Ma te che lo dicono tutti che c'hai il parrucchino, ma mica lo dice solo lui, no? Sì, lo so che non è vero. Lo so. A tu ci rimani male quando te lo diciamo. Ah, te sbagliano la tinta ogni volta, non attacca. Te la boicottano. Dai, ma non esagera, ma sei malfidato con tutti te, dai, no? Magari c'è il capello debole, no? Comunque se c'hai bisogno, if you need, noi ci abbiamo qui in Italia Conte, che dei capelli ne capisce, eh? Ma visto il capello che c'ha? Quello si ritaglia da solo. Ah, dici no? Rocco, lo sai pure te? Ah, che faceva il parrucchiere? Può essere, forse, sì. No, Berlusconi no, che sia Berlusconi, quello ci vuole un mago. O l'aerografo. Aerografo, come dici? Devi correre un'altra volta in bagno, stai male? Vai, go, fly off course. Comunque, Donald, if you come in Roma, nelle prossime week, nonna mia prepara pure i fagioli con le gotiche, le braciole di maiale e l'abbacchio, che sono meglio dei zozzeri cinesi che te mangi. Alla toilet ci vai su Air Force One mentre stai venendo verso Roma adesso? No, aspetta un attimo, non c'è fretta. You are the worst proprio. Sì, sei il peggio, vai al bagno, curate prima, mannaggia a te. Ciao, Donna. Mannaggia questo, tremendo.